le parole non servono più per riaverti, ma servono in questo caso per comunque comunicare la mia gioia nel poter partecipare a questo festival che è un po' il tempio della musica nazionale popolare italiana. Idi di giugno e poesia cerebrale, ti regalo aforismi da mercato rionale. Sei una Barbie sfregiata da una felicità parziale, aiutata da flutti champagne. Allora, gli aforismi da mercato rionale cosa sono? Sono quelle frasi che sembrano sempre vetuste e banali, le frasi dei nonni, cioè l'uscita che può essere nel generico non ci sono più le mezze stagioni, che però in realtà quando sono riferito a qualcuno a cui vuoi bene, le frasi delle persone più anziane sono le più vere. In questo caso io sto parlando a una ragazza che sto perdendo e che farà il primo anno di università in un posto che sarà fatto di lustrini ma anche di trappole, e quindi il mio monito, per quanto banale, è: stai attenta, perché la vita è sempre connessa a questa dicotomia che può essere pericolosa. Chissà se mantieni la testa al suo posto oppure la doni alla iena di turno. Le parole non servono più per riaverti. Ho capito più tardi che due volte iena come parola è stata un punto focale dei miei brani, però la iena in sé è l'animale forse più a livello figurativo pericoloso per chi in un certo modo è ingenuo o debole, e questo vorrei dire. Alle 4 di notte per i vicoli stretti, compri veleni e non compri confetti. Credo che comunque ad oggi, e tra l'altro tra le mie band della mia formazione ci sono i Cure, che hanno cantato magari canzoni anche complesse a livello interiore con musiche allegre, non sempre c'è bisogno di volume per esprimere rabbia e comunque magari distacco e distorsione verso la realtà. Io non riesco a scrivere, come dire, cercando di portare avanti un messaggio collettivo. Io parto sempre dal soggettivo, poi per contingenze legate alle situazioni che comunque legano la mia generazione a quello che è la realtà di oggi, molto spesso i ragazzi, le ragazze si ritrovano in quello che scrivo. Scelte sbagliate ci hanno portato in un disorientamento generale, culturale, politico, sociale, economico. Credo che adesso ci sarà il momento della rinascita, e siamo morti a 20 anni, per me è stato catartico, nel senso che ho esorcizzato un momento di dissidio per poi ripartire. Spero che con i miei lavori futuri farò percepire questo. È un po' l'album che avrei voluto fare, che poi per motivi discografici non sono riuscito a fare, quindi ci sono 3 inediti, compreso il brano di Sanremo, una versione riarrangiata del brano appunto con i Club Dogo, che è tutto ciò che ho, che comprende anche un mio insert finale, come nella Reloaded version che hanno fatto uscire dopo, e una versione acustica di Cemento Armato, cui sono molto legato perché è un brano che in quella veste fa percepire e toccare tutta la sua fragilità, però l'impatto emotivo verso il pubblico. Le canzoni che ho scritto per te sono come spettri. Un grande ciao a Televisionette.